Allora, il codice civile, chiaramente il codice civile è una raccolta normativa che più di ogni altra diciamo, disciplina tutte le fattispecie di diritto privato. Poi ci sono tutte le leggi cosiddette complementari, che appunto sono sempre leggi emanate che non sono contenute nel codice civile, ma che comunque disciplinano i vari istituti di diritto privato. Un esempio è appunto l'898 del 1970, che è la cosiddetta legge sul divorzio, chiaramente, che va ad integrare la disciplina contenuta nei capi relativi al divorzio, contenuta nel titolo VI del primo libro del codice civile. Quindi, come si chiama, il titolo VI è dedicato al matrimonio, e all'interno di questo titolo c'è un capo dedicato appunto alla disciplina sulla separazione e sui provvedimenti anche riguardo ai figli, però va integrato chiaramente con le norme. Essendo appunto il codice civile anche oltretutto una legge di rango primario, chiaramente una legge complementare che disciplina un istituto di diritto privato successivo, se contiene delle disposizioni contrarie a quanto contenuto appunto nel codice, sostanzialmente finiscono per abrogare le norme appunto del codice civile, no? E quindi è importante tenere sempre d'occhio anche le discipline complementari. Tuttavia, il codice civile è una raccolta normativa che si pone come un importante punto di riferimento normativo per la disciplina del diritto privato. E poi oltretutto un codice che è andato a sostituire, che conta 2.969 articoli, ma è andato a sostituire dei codici appunto di diritto civile precedenti, codici civili precedenti, cioè quello del 1982 e quello del 1968. Il primo era un codice che più che altro tutelava gli interessi della proprietà fondiaria, comunque più che tutelava gli interessi, diciamo che regolava appunto i rapporti che si svolgevano sulla base appunto delle proprietà fondiarie. Mentre il successivo codice, quello del 1982, era stato anche denominato codice della borghesia perché andava appunto a ricomprendere le fattispecie che più che altro erano dirette a tutelare appunto i rapporti diciamo tipo commerciale ed industriale. Pertanto diciamo che la finalità di quel codice era quella di favorire proprio il processo di accumulazione industriale capitalistica, e quindi per questo motivo era stato appunto così denominato codice della borghesia, perché chiaramente la borghesia era quella industriale e dei capitalisti, no, gli imprenditori. Però tutto questo chiaramente ha anche finito per diciamo favorire appunto, nella legislazione di quel codice, favorire diciamo, gli interessi appunto, dei capitalisti rispetto a quelli magari di altre categorie sociali. Il codice civile del 42, del 1942 invece chiaramente ha portato a un riequilibrio diciamo, anche con riguardo alla tutela degli interessi comunque dei consumatori, ad esempio. E quindi ci sono tutta una serie di norme di protezione, ad esempio anche nei confronti appunto dei consumatori. Quindi diciamo che il codice civile poi di volta in volta, studiando diciamo, tutti gli istituti di diritto privato, non può non essere oggetto appunto di studio e di analisi. Quindi direi di passare oltre e di vedere come le leggi regionali invece influiscono appunto sul diritto privato.